Ciao, presentati. Ciao a tutti, io sono Elena Maria Rossi, sono dirigente psicologa della struttura semplice dipartimentale di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali di ATS Valpadana. Ciao a tutti e tutte, sono Manuel Maffeo, sono un medico della struttura semplice di prevenzione delle malattie infettive di ATS Valpadana. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'importanza della prevenzione contro il virus dell'HIV e l'AIDS. Oggi ricorre la giornata mondiale per la prevenzione contro l'HIV. Se ti dico HIV, cosa pensi? Beh, penso ad un virus, però dopo il periodo che abbiamo vissuto questo ci dice tutto e niente. Penso sicuramente ad una condizione permanente, ma contro cui oggi abbiamo dei potenti mezzi di difesa, a cominciare dalla prevenzione. Penso comunque alla paura legata al momento della diagnosi, ma anche di quanto sia importante che ci troviamo qui oggi per potercene difendere con il valore della conoscenza, sapendo comunque quali sono i punti cardine, con il valore della ricerca. Ma penso anche, soprattutto, a quanto ancora oggi ci sia un po' la paura, legata anche solo al pronunciare la parola HIV. Però quanto questo distanziamento in realtà non sia utile né per chi ne è affetto, né per chi si deve proteggere, perché ci allontana dalla possibilità di comprendere e di conoscere. Penso sicuramente a un virus che si trasmette principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti e di cui purtroppo si parla poco e spesso male. Penso anche alla grande confusione che esiste tra HIV e AIDS, ad esempio. È importante specificare che l'HIV è il virus, mentre quando parliamo di AIDS parliamo della malattia che si sviluppa anni dopo l'infezione e solo in assenza di una terapia adeguata. Oggi avere l'HIV e AIDS sono cose diverse. Come ti proteggi dall'HIV? Come psicologo ti dico che ti proteggi con l'amore per te stesso e per gli altri, attraverso sicuramente la conoscenza e combattendo i luoghi comuni, ma anche sostenendo chi è in solitudine e che magari non sa che ci sono tanti modi per curarsi e condurre una vita assolutamente normale. Mi proteggo quindi avendo cura del bene mio e di quello di chi mi cammina a fianco, lasciando sempre aperta la possibilità di parlare, di dirci ciò che temiamo, ma di dirci anche con sincerità ciò che non conosciamo, ciò di cui abbiamo bisogno per tutelarci e difenderci quindi dai pregiudizi e dai falsi miti che oggi in rete circolano e che rischiano veramente di metterci in condizione di avere comportamenti molto a rischio. Il preservativo è sicuramente uno dei metodi più semplici ed efficaci per proteggersi dall'infezione da HIV, ma anche dalle altre infezioni sessualmente trasmesse. È importante utilizzarlo sempre e nel modo corretto per tutelare la propria salute. Quali sono le bufale e i falsi miti più frequenti che hai sentito? Di falsi miti ce ne sono molti, però secondo me il principale, a mio parere, quello più dannoso, che vale sia per l'HIV, però anche per altri virus e per altre condizioni, perché un po' si trova in una condizione abbastanza generalizzata, è quello di pensare che questo problema riguardi sempre gli altri e che sia un'eventualità lontana da me, dai miei amici, dai miei familiari, dai miei conoscenti. Però è proprio quando noi abbassiamo la guardia che il problema si palesa ed è importante che noi sappiamo che l'arma principale attraverso cui si diffonde è proprio questa noncuranza, sfruttando il nostro lasciar correre. Perciò è importantissimo che ci troviamo per parlarne oggi, domani, dopodomani, sempre, insomma, perché se il virus non dorme mai, perché dovremmo farlo noi? Intorno all'HIV girano tanti miti e leggende, molti dei quali riguardano soprattutto le modalità di trasmissione. È importante ricordare che l'HIV non si trasmette attraverso, ad esempio, il bacio, gli abbracci, oppure bevendo, ad esempio, dallo stesso bicchiere di una persona che ha HIV. C'è un ultimo messaggio che vuoi dare? Proteggiti dall'HIV, non dalle persone con HIV.